anche noi abbiamo utilizzato questo approccio, essendo italiani, tanto come Leonardo da Vinci, avendo geneticamente questa tradizione in noi, ci siamo ispirati alle forme della natura e in questo caso quella del beluga, per creare una macchina quanto più naturale e funzionante, quindi coniugare forma e contenuto come se fosse un'opera artistica che segna la nostra tradizione di italiani. Il nostro beluga è una piccola dimostrazione di quello che si può fare utilizzando il DNA che abbiamo all'interno di noi, la curiosità verso madre natura e l'impegno verso quelle che possono essere le innovazioni che poi aiuteranno l'essere umano nel vivere meglio e nel dedicarsi a cose più nobili. I droni che voleranno nei nostri cieli da gennaio 2023 nella Urban Air Mobility, che creeranno rumore e anche rumore significativo. Quindi abbiamo chiesto nuovamente aiuto a madre natura e alla nostra curiosità. Abbiamo scoperto che esistono dei gufi che hanno delle ali per così profilate in maniera particolare che consentono di abbattere il rumore, di dimezzarlo. L'Italia ha una storia estremamente affascinante dal punto di vista delle invenzioni, della creatività. Basti pensare a Leonardo da Vinci e le sue macchine volanti. Indubbiamente l'Italia ha sempre avuto una tradizione di design soprattutto in settore industriale, e quindi noi ci siamo posti il quesito perché non portare un concetto di design anche per qualcosa di freddo come può essere un drone. La nostra storia ci insegna che l'Italia non è stata mai seconda a nessuno per quanto riguarda stile, lusso, design e in alcuni casi, come esempio l'automobilistico, prestazioni. Quindi il fatto di essere piccoli non vuol dire di non essere concorrenziali, anzi la necessità aguzza l'ingegno, quindi ci consente di presentarci come una boutique con tecnologia allo stato dell'arte.